Salve a tutti e benvenuti in questo episodio pasquale di iSir, il format che vi farà scoprire l'inglese sotto una nuova luce. Se vi sono piaciuti i miei video precedenti, non esitate a iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così che quando pubblicherò altri video voi riceverete una notifica e non ve li perdete. Vi vorrei parlare di un argomento che ero indeciso se parlarne, però alla fine ho detto perché no. Perché è uno di quegli argomenti che ci fa scoppiare il cervello quando parliamo inglese e più in generale quando impariamo una nuova lingua. Sto parlando dei falsi amici. Iniziamo col dire cosa sono i falsi amici. I falsi amici sono quelle parole che assomigliano nel modo in cui vengono pronunciate a delle parole in italiano, ma non c'è troppo in italiano, hanno tutt'altro significato. Quindi non bisogna affidarsi molto al suono che le parole hanno. E infatti in questo episodio vi voglio mettere in guardia su quelli che sono i falsi amici. Ovviamente non posso parlare di tutti i falsi amici perché sono tantissimi, e io ho selezionato i miei 10 preferiti. Ovviamente iniziamo quello che io proprio amo di più, tra virgolette, che è la parola actually, che non vuol dire attualmente, perché attualmente si dice currently, ma actually significa a dire il vero. You are Spanish, aren't you? Actually, I'm Italian. Ah, sorry. Un altro falso amico è addiction. Addiction non vuol dire addizione, assolutamente. Addizione in inglese si dice semplicemente addition. Addiction significa dipendenza, che può essere una dipendenza da qualunque cosa, inclusa la dipendenza da sostanze stupefacenti. Oh, these crisps are so good, I'm so addicted. Tanto c'era pure una canzone che, se non ricordo male, era di Shakira, che era Addicted to You. I'm addicted to you. L'altro falso amico è advice, che tra l'altro in inglese americano si scrive in una sola maniera con la S, invece in inglese britannico con la S è il verbo, con la C è il sostantivo. Ma il sostantivo di cosa? Di avvisare? No, perché è un falso amico. Advice significa consigliare o dare consigli. Per esempio, possiamo fare una frase del tipo: My friends never give me good advice. Poi, un altro falso amico è il verbo to annoy, che non significa annoiare, non c'entra nulla. Significa infastidire. Let me get this straight, Major. You want me to spy on Quark for you? Oh, I wouldn't call it spy. You f***ing annoying. Un altro falso amico che a me piace tantissimo è attitude, che non vuol dire attitudine, perché si dice aptitude. Attitude significa atteggiamento, e infatti si può anche utilizzare in inglese per indicare le persone che quando si approcciano a te hanno un certo atteggiamento, magari aggressivo. Hey, make me some coffee. Hey, don't talk to me with that attitude. Un altro falso amico è brave, che non significa bravo, perché bravo si può dire good o clever. Brave significa coraggioso. Infatti, non dimentichiamoci del film Braveheart, che significa cuore impavido o cuore coraggioso. Continuiamo la nostra lista di falsi amici con commodity, che non vuol dire assolutamente comodità, perché comodità è comfort, il comfort della nostra casa. Commodity significa prodotto, bene di consumo. Facciamo questo esempio: oil is a precious commodity. Il petrolio è un bene prezioso. Quindi quando si parla in inglese, commodity è spesso utilizzato in contesti economici. Un altro falso amico che io amo è factory, che non vuol dire assolutamente fattoria, perché fattoria è farm. Infatti, se ricordate, c'è un libro famoso di George Orwell, La fattoria degli animali, The Animal Farm, che tra l'altro io ho. È un libro molto piccolo, tra l'altro, che si legge... Io l'ho letto in 2 mezze giornate. Possiamo unire il false friend della frase precedente con questo, dicendo: I work in a factory producing essential commodities. Lavoro in una fabbrica che produce beni essenziali. Anche l'altro falso amico, indubbiamente, è uno di quelli che mi ha fatto impazzire quando l'ho scoperto, però è rimasto nel mio cuore, che è fabric. Fabric non significa fabbrica, perché fabbrica abbiamo detto che è factory. Fabric significa tessuto, è il tessuto. E lo si usa in tutti i contesti in cui la parola in italiano tessuto è utilizzata. Quindi, per esempio, se voglio dire mi piace questo tessuto, dico I like this fabric. Però, se sono un fisico e voglio parlare del tessuto spazio-temporale, posso semplicemente dire
The Space Time Fabric. Andiamo a chiudere questo video con Vacancy. Vacancy assolutamente non vuol dire vacanza, anche perché molti di voi conoscono la parola holiday o vacation per indicare la vacanza. Vacancy è quando c'è un posto vacante, molto spesso utilizzato per i posti di lavoro. Per esempio, quando uno cerca lavoro, sta cercando per delle vacancies di lavoro, perché magari uno vuole essere assunto, no? I'm looking for job vacancies. Ovviamente, come vi dicevo all'inizio, ci sono un botto di falsi amici e io non posso parlare di tutti loro. Tuttavia, qui in descrizione vi lascerò un link a un sito che raccoglie questi e molti altri falsi amici tra l'inglese e l'italiano, così che possiate vedere quante ce ne stanno. Prima di lasciarvi per la vostra scabbagnata di Pasquetta, sperando che possiate farla, visto le restrizioni di questo periodo, io vi invito come solito ad iscrivervi al canale e cliccare la campanellina, così che quando un nuovo video sarà pubblicato voi ne siete informati. Ci vediamo col prossimo video. Ciao!